non sarebbe venuta a galla. Parte domani e si concluderà tra un mese. L'iniziativa Adotta una strada per la sicurezza sulle strade. ANIA e Arma dei Carabinieri hanno stilato una blacklist delle vie dove si muore di più. Al primo posto la Pontina. Ne parliamo con Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA per la sicurezza. Perché adottare una strada? Ma questa è un'esperienza che abbiamo fatto con i carabinieri già l'anno scorso. Le strade extraurbane sono quelle che fanno registrare circa il 46% delle vittime totali e quindi intervenire attraverso un'opera di prevenzione e controllo risulta essere efficace ai fini della riduzione dell'incidentalità e dei morti. E quali saranno i vostri campi di azione? Con i carabinieri verranno rafforzati i controlli lungo quattro direttrici extraurbane che sono la Pontina, la Pontebbana, la Padana Inferiore e l'Adriatica Ionica. Questo ci consentirà di avvisare i conducenti e gli utenti che ci saranno più controlli, soprattutto sull'alcol. Noi abbiamo distribuito ai carabinieri circa 50.000 chilometri e in più i carabinieri distribuiranno un leaflet nel quale verrà descritta come vanno trasportati i minori. Tra 0 e 13 anni muoiono per incidenti stradali più che per qualsiasi altra causa. Dottor Guidoni, si muore ancora troppo anche sulle strade cittadine? Ma noi cerchiamo di fare degli accordi con gli enti locali, soprattutto con i comuni. Ne abbiamo siglato uno due giorni fa proprio con il comune di Milano, perché insieme a loro possiamo offrire il nostro know-how, possiamo offrire il nostro supporto per realizzare quegli interventi che soprattutto devono indirizzarsi verso gli utenti deboli, mi riferisco a ciclisti, motociclisti e pedoni che sulle strade urbane muoiono ancora in numero troppo rilevante. Eseguito lo sfratto dal